Per la Guardia di Finanza i numeri delle entrate e delle uscite inseriti nei bilanci degli anni 2016, 17, 18 e 19, sarebbero falsi perché venivano riportate cifre sovrastimate inducendo in errore il Consiglio Comunale di Palermo sulla verità dell'atto per l'approvazione dei bilanci di previsione. Una parte delle accuse riguarda proprio i bilanci di previsione, un'altra i rendiconto di gestione. L'indagine focalizza i debiti del Comune verso l'Amat. Sarebbero stati quantificati falsamente in soli 197.000 euro per l'anno 2016 a fronte di crediti della società privi di impegni di spesa pari a 8.890.000 euro. Nelle certificazioni sui pareggi di bilancio, inoltre sarebbe stato indicato un saldo finale tra entrate e spese per l'anno 2016 pari a più 55 milioni di euro a fronte di un saldo reale negativo di meno 35 milioni. Stessa irregolarità è stata riscontrata pure per l'anno 2017, quando sarebbe stato certificato un saldo finale di più 122 122.000. Di euro a fronte di un saldo reale di 52 milioni. Per queste contestazioni il sindaco di Palermo, Leoluco Orlando e 23 tra ex assessori, dirigenti e capiari, hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini. Le presunte irregolarità riguardano l'ufficio del condoro edilizio e quelli dei tributi, delle risorse patrimoniali e delle politiche abitative.